La volta scorsa abbiamo parlato dell'immediato dopoguerra, alludendo alla Seconda Guerra Mondiale. Eravamo in pochi e adesso vorrei un po' riprendere quel discorso anche a beneficio delle nuove persone intervenute. Allora, come sapete voi, la Seconda Guerra Mondiale è finita l'8 maggio del 1945, almeno in Europa. In realtà la guerra è finita con la resa del Giappone qualche mese dopo, dopo i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Tra il luglio e l'agosto del 1945 gli alleati definirono quello che doveva essere il nuovo assetto, almeno amministrativo, della Germania occupata, definendo i nuovi confini e spartendo la Germania in quattro zone d'occupazione, più Berlino, che era nella zona sovietica, città anch'essa spartita fra le quattro potenze occupanti. Naturalmente emersero subito interessi diversi fra le varie potenze e in particolare fra il gruppo degli alleati occidentali, Stati Uniti, Inghilterra e Francia, e l'Unione Sovietica, che peraltro era presente nella maggior parte del territorio tedesco. All'inizio queste differenze furono un po' assopite sia dall'euforia della vittoria comune e dall'innegabile desiderio di pace su territori europei assolutamente devastati dalla guerra. Inoltre c'era un elemento di forza che pesava fortemente, che era la bomba atomica, cioè l'acquisizione da parte degli Stati Uniti del deterrente nucleare, deterrente che invece l'Unione Sovietica non possedeva. Comunque si andò al trattato di pace e avvennero una serie di modifiche. L'Austria, che era stata incorporata da Hitler con l'Anschluss, riacquistò la sua indipendenza. La Slovacchia, che era diventata indipendente ed alleata della Germania dopo lo smembramento della Cecoslovacchia, scomparve come nazione autonoma e fu riaccorpata alla nuova Cecoslovacchia. Fu ricostituita la Polonia con un gioco di bussolotti, cioè spostandola, guardando la cartina, spostandola a sinistra, cioè su vecchi territori tedeschi, mentre a destra i territori polacchi improvvisamente diventarono russi, da cui Königsberg, la patria di Kant, che oggi si chiama Kaliningrad. Inoltre l'Unione Sovietica reincorporò ufficialmente la Bielorussia e l'Ucraina, che avevano fatto parte della struttura sovietica, ma erigendole a nazioni indipendenti. Questa è una cosa che pochi sanno, ma la Bielorussia e l'Ucraina ebbero poi un seggio alle Nazioni Unite e quindi rafforzavano, diciamo, la presenza al momento delle votazioni, la presenza e le posizioni dell'Unione Sovietica. I paesi baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia, invece, persero la loro indipendenza e tornarono ad essere delle regioni della Federazione Sovietica. L'influenza russa, sovietica poi, si estese a tutti i paesi che erano stati occupati o liberati, se si vuol dire così, dalle truppe russe, e cioè la Romania, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, oltre alla Polonia, che rientrarono quasi naturalmente in quella che fu l'orbita sovietica per molti anni. C'erano ancora dei regimi in questi paesi, diciamo liberali, che poi con il tempo scomparvero. Masaryk si buttò dalla finestra a Praga, il re di Romania dopo un anno di convivenza si dimise e se ne andò, in Bulgaria fu costituito subito un governo comunista e in Jugoslavia il potere fu assunto da Tito, che era il capo della resistenza
partigiana jugoslava e che aveva, tra l'altro, eliminato del tutto la resistenza jugoslava filomonarchica, perché ci fu un momento in cui in Jugoslavia, oltre a combattere contro gli italiani e i tedeschi, i partigiani comunisti jugoslavi e i partigiani jugoslavi filomonarchici si combatterono fra loro, fino a quando Mihailovic, che guidava il fronte monarchico, non fu ucciso e i monarchici furono annientati. Quindi la Jugoslavia rientrò praticamente subito nell'ottica, nello scenario dei paesi dell'est, e cioè dei paesi dell'orbita sovietica. Poi nel 1948 le cose diventarono un po' diverse, perché ci fu una crisi, di cui parleremo più tardi, e la Jugoslavia si staccò dall'insieme dei paesi comunisti, diventando un paese a sé stante, in bilico fra l'Occidente e l'Oriente. E poi vedremo che sarà il capofila di quel gruppo di paesi, i cosiddetti paesi non allineati, che cercò di interporsi durante la Guerra Fredda tra il blocco occidentale e il blocco sovietico. E il trattato di pace fu, come al solito, fatto a Versailles. Dico come al solito perché in genere i trattati di pace, chissà perché, vengono fatti a Versailles. E la situazione fu molto particolare, perché tutti dovevano pagare qualche cosa. I paesi sconfitti, in particolare la Germania, perdettero molto. L'Italia, in un certo senso, fu quella che soffrì di più, a parte la Germania. L'Italia dovette cedere diversi territori, dovette rinunciare alle colonie, quindi all'impero, alla Somalia, all'Eritrea, alla Libia. Dovette rinunciare al Dodecaneso, cioè le isole, credo che sia l'arcipelago delle Sporadi, che erano state occupate e poi inserite nella sovranità italiana dopo la guerra italo-turca del 1911. Inoltre dovette cedere alcune regioni della Dalmazia e dell'Istria. Cioè si aprì allora la questione di Trieste, la zona attorno a Trieste fu suddivisa in due aree, la zona A occidentale e la zona B governata dagli jugoslavi, perdemmo Zara, perdemmo Fiume e così via. Gli altri paesi che avevano perso la guerra, e cioè paesi come la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, subirono dei tagli notevoli. Ad esempio, la Bulgaria acquistò la Dobrugia a danno della Romania, ma perse alcuni territori a favore dell'Ungheria. L'Ungheria fu stretta e dovette perdere la Transilvania a favore della Romania, e così via. Cioè ci sono stati degli assestamenti territoriali che hanno creato una situazione abbastanza difficile, perché tutto ciò ha comportato lo spostamento di milioni di persone. I tedeschi che erano sopravvissuti all'avanzata sovietica nei territori che poi sono diventati sovietici si spostarono in massa attraversando la Polonia per rientrare in Germania. Parlo di milioni di persone. Altrettanto accadde con gli spostamenti etnici fra Romania e Bulgaria, l'esodo degli italiani dalla Dalmazia. Questi esodi, queste trasmigrazioni di persone che tra l'altro partivano senza una lira in tasca, soltanto con quello che potevano portarsi appresso, lasciando beni, case, terreni, eccetera, eccetera, è stato un episodio traumatico in Europa che si aggiungeva alle difficoltà che i singoli paesi di accoglimento avevano per effetto della guerra.
quando nella Germania devastata arrivarono 2 o 3 milioni di tedeschi disperati che venivano dall'est, fu un problema aggiuntivo al più generale problema del disastro economico tedesco. Le popolazioni balcaniche che si trasferirono nei Balcani da una parte o dall'altra, cambiando lingua, usi, costumi, erano poverissime e anche queste furono un problema drammatico per i paesi di accoglienza. Questa risistemazione etnica determinò una situazione di instabilità, di ingovernabilità politica e soprattutto determinò grandissime preoccupazioni economiche. A questo punto bisogna riconoscere che gli Stati Uniti si preoccuparono della situazione europea, ponendosi il problema del, brutalmente detto, se conveniva avere un'area europea miserabile anche ai fini dei loro traffici e dei loro commerci, o se non conveniva piuttosto dare una mano perché questi paesi si risollevassero. E nacque così il piano Marshall. Il piano Marshall, all'incirca 50-51 miliardi di dollari di allora, fu una mano santa perché doveva servire per ristrutturare, riqualificare le industrie dell'Europa. In realtà fu utilizzato dai governi per dar da mangiare. Ci fu prima il piano UNRRA, non so se lo ricordate, che era un piano di donativi alimentari che andò un po' in tutta Europa. Poi il piano Marshall, che era molto più complesso e che era finalizzato al rimettere in sesto lo sviluppo industriale dell'Europa, era un problema per chi lo riceveva perché in fondo doveva attenersi a certe regole. Vi ho già detto, poi gli stati dissero una parte diamola per mangiare perché è inutile avere le industrie se la gente muore di fame. È un po', era quindi sottoposto a certe regole, un po' come oggi si discute a proposito del MES in Europa, per cui se chiedi un aiuto dal fondo salva stati, poi devi sottostare a certe regole. La Russia, l'Unione Sovietica, non si oppose al piano Marshall, ma non intendeva sottostare ad una supremazia economica, ad un controllo economico che di fatto sarebbe derivato dall'acquisizione degli aiuti del piano Marshall. E quindi si rifiutò in un certo senso, anzi si rifiutò espressamente di accettare il piano Marshall, e i paesi dell'area sovietica ovviamente fecero altrettanto. Per cui il piano Marshall fu un piano di interventi finalizzato all'Europa occidentale. La situazione però in Unione Sovietica e nei paesi satelliti era altrettanto grave e questo portò in un secondo tempo ad immaginare dei meccanismi più o meno analoghi, un po' più poveri, con quelli degli Stati Uniti. Questa fu una delle cause, ad esempio, della situazione di crisi in Jugoslavia rispetto agli altri paesi comunisti. Stalin voleva creare, per risolvere il problema dei continui dissidi fra i paesi balcanici, voleva creare una associazione fra la Jugoslavia ed altri paesi balcanici. Tito era assolutamente contrario. Tito aveva le sue ragioni. Doveva governare un paese che era diviso fra molte etnie, con molte lingue, con alfabeti diversi, con religioni diverse. Incorporare nella Jugoslavia, ad esempio, la Bulgaria, che usava il cirillico come una parte, come la Serbia, ma che era diversa dalla Croazia e dalla Slovenia, significava crearsi un problema maggiore. E quindi Hitler si rifiutò di accettare questo, di soddisfare questo desiderio di Stalin. Ma la cosa irritò profondamente Stalin. Tito fu considerato un apostata, un traditore.
ci furono delle gravi scissioni nell'ambito del Partito Comunista Jugoslavo. Poi Tito aveva il problema dei confini con l'Italia. Questi confini non erano stati definiti, o meglio, la Slovenia, che oggi è un paese indipendente, era stata occupata dagli italiani dopo il disfacimento della Jugoslavia. E addirittura Lubiana, capitale della Slovenia, era diventata la 90ª provincia italiana. Quindi la Slovenia, fino all'altezza di Maribor, cioè fino ad est, non tutta la Slovenia, ma una buona parte della Slovenia, era diventata territorio italiano, con tutte le conseguenze dovute alla guerriglia partigiana, alla costituzione di un partito fascista sloveno, la guerra fra i setnici sloveni contro i partigiani jugoslavi e così via. Si era reimpossessato Tito della Slovenia e si era reimpossessato della Croazia. La Croazia cattolica, che era sempre stata nell'orbita austro-ungarica e prima nell'orbita ungherese, era diventata, secondo le decisioni di politica estera delle forze dell'asse, cioè italo-tedesche, era diventata un regno indipendente, cioè la Croazia era indipendente. E la corona fu offerta ad un parente, non ricordo esattamente il grado di parentela, ad Aimone di Savoia, che doveva diventare il nuovo re di Croazia. Questo signore saggiamente, anche perché la guerra era in corso, rifiutò il titolo. E la Croazia, pur essendo formalmente un regno, fu governata, diciamo, dai fascisti croati, che in questo caso erano gli Ustascia. Quindi la Croazia era un regno fascista o filonazista, e gli Ustascia erano, e l'esercito croato, erano alleati dei tedeschi e degli italiani. Gli Ustascia combattevano contro i partigiani serbi e jugoslavi in genere, quindi contro Tito. Quando finì tutto, Ante Pavelić riuscì a fuggire, molti degli Ustascia riuscirono ad imbucarsi da qualche parte, la più gran parte fu annientata fisicamente dai partigiani jugoslavi, così come furono annientati sulle montagne alpine i setnici sloveni. Quindi anche con la Croazia di nuovo incorporata alla Jugoslavia, Tito aveva dei problemi molto seri. Ma il problema più acuto era quello della Dalmazia e delle aree circostanti la Venezia Giulia. Voi ricorderete tutti che in un primo momento, con il crollo della Repubblica Sociale Italiana e il ritiro delle forze tedesche, Trieste venne occupata per una quindicina di giorni, se non sbaglio, dalle truppe di jugoslave. E gli sloveni fecero dei massacri, come li fecero in Dalmazia, a danno delle popolazioni italiane ivi residenti. Le foibe sono di quel periodo. Quando si decise di fare una zona A occidentale e una zona B nelle mani degli jugoslavi, ci fu anche qui un esodo massiccio di popolazione che mise in crisi il territorio libero di Trieste e la zona A e che spopolò gran parte della Dalmazia, perché poi i massacri che furono fatti a Fiume e a Zara inducevano i sopravvissuti a andare via il prima possibile. Questi sopravvissuti, i famosi profughi dalmati, in realtà poi furono accolti dagli italiani molto male, e questo va detto. Furono accolti molto male perché in Italia c'era una, diciamo, una corrente di pensiero fortemente maggioritaria che veniva dalla Resistenza e che era di intonazione comunista, per cui i dalmati che erano fuggiti dal paradiso sovietico o jugoslavo, venivano considerati fascisti. Per cui quando riuscirono ad imbarcarsi e ad arrivare in Italia, furono accolti come profughi non desiderati e rinchiusi in campi di concentramento.
Questa è una vergogna che ci portiamo appresso e di cui solo adesso si ricomincia a parlare. Addirittura si è instaurato il giorno delle foibe, come ricordo di questi massacri. Quindi, tornando alla questione jugoslava, Tito aveva dei problemi molto seri sulla frontiera italiana e d'altro canto aveva bisogno dell'aiuto americano, che era sostanzialmente vicino alla posizione italiana, per sopravvivere, visto che era stato espulso dall'Organizzazione Mondiale Comunista, che era il Cominform, e non poteva più usufruire, quindi direttamente o indirettamente, dell'appoggio degli aiuti dell'Unione Sovietica. Era un paese disgraziato, devastato, diviso, che moriva di fame. Quindi la posizione di Tito fu giustificata da una neutralità crescente e dalla necessità di galleggiare fra la Russia e l'America. Nel corso dove gli alleati e l'Unione Sovietica furono d'accordo fu a proposito dei processi di Norimberga. Già da tempo negli incontri fra gli alleati, i principali alleati, l'incontro di Potsdam, l'incontro di Teheran, l'incontro di Yalta, eccetera, si era deciso che gli aggressori, e le potenze dell'asse erano considerate gli aggressori, dovevano essere puniti. Vieni qua, sì, stai accanto a me. Sia perché erano stati aggressori. Abbassa, vieni. Sia perché erano stati aggressori, sia perché avevano commesso crimini di guerra. Sulla questione dei crimini di guerra ci sarebbe molto da dire, perché tutti in questo periodo commisero crimini di guerra e si continuano a commettere tuttora. Però bisognava processare i responsabili nazisti. L'ultimo governo tedesco, prima della firma del trattato dell'armistizio, era un governo guidato dall'ammiraglio Dönitz, secondo le decisioni di Hitler. Hitler legittimamente aveva incaricato l'ammiraglio Dönitz di fare il capo del governo tedesco. Dönitz era a Flensburg in quel momento, al confine con la Danimarca, in un'area dove ancora, considerando la Danimarca, la Norvegia, una parte dell'Olanda, una parte della Germania, c'era ancora 1,5 milioni di tedeschi in armi, e fu costretto a guidare per pochi mesi, per poche settimane, il governo tedesco. Quando alla fine si decise l'armistizio, gli inglesi mandarono un alto ufficiale a ordinare a Dönitz di dimettersi ed arrestarono tutti i componenti del governo Dönitz. I principali gerarchi nazisti che non facevano parte del governo Dönitz via via furono arrestati, camuffati sotto varie spoglie, oppure si consegnarono spontaneamente agli alleati e vennero messi in galera. Dopodiché sorse il problema dei processi, andavano condannati, cioè andava fatto un giudizio. La domanda principale è: in base a quale diritto dovevano essere condannati? Tenete conto che i tedeschi erano stati accusati di crimini di guerra anche durante la Prima Guerra Mondiale, ma ciononostante non erano mai stati fatti dei processi, quindi non c'era un precedente. E in diritto internazionale non c'erano delle norme che condannassero il fatto di essere un paese aggressore o il fatto di aver commesso dei crimini di guerra. Quindi bisognava inventarsi un diritto da applicare. Non fu un problema. Questo diritto, d'accordo, i quattro paesi belligeranti, vincitori, fu trovato, fu scritto, e creò molte contestazioni, perché da parte di molti giuristi internazionali si sollevò il problema della retroattività, e cioè
voi oggi, bene o male, avete stabilito delle norme che condannano l'aggressione e i crimini di guerra. Beh, ma normalmente, essendo norme penali, dovrebbero applicarsi per il futuro. Tutti i gerarchi che avete incarcerato, se hanno commesso questi che oggi sono divenuti reati internazionali, li hanno commessi prima di queste norme. E quindi non c'è una giustificazione giuridica, oltre che morale, per processarli. La risposta, un po' così, ma abbastanza convincente, venne fuori dal fatto che si dimostrò che esistevano già delle norme di carattere generale per considerare penalmente responsabili certi atti, che queste norme non erano state adottate dalla comunità internazionale, ma la maggioranza degli stati le aveva ratificate, e quindi venne affermato un principio che poi si è esteso in seguito per 50 anni. Solo da una maggioranza degli stati firmatari, ebbene, queste norme internazionali hanno validità internazionale e valgono per tutti, costituiscono cioè un codice di condotta. Allora vennero imputati di questi crimini le organizzazioni criminali che avevano portato alla guerra, la leadership del Partito Nazionalsocialista, le SS, le SD, l'alto comando dell'esercito tedesco e così via. Dopodiché, tra il 20 novembre del 1945 e il 1 ottobre del 1946, si svolsero i processi. Questi processi furono molto interessanti perché fu costituito un tribunale ad hoc, perché di questo tribunale fecero parte gli alleati, il pubblico accusatore era un russo, il quale fu molto criticato perché era stato giudice nell'Unione Sovietica al tempo delle purghe staliniane, quindi aveva la mano pesante. Alla fine, nei processi di Norimberga, i principali gerarchi nazionalsocialisti furono condannati a morte. Se ne salvarono due o tre. Si salvò von Schirach, che era stato ministro, diciamo, per l'edilizia, che aveva costruito gli stadi, anche i bunker, anche il Vallo Atlantico, ma non si era implicato direttamente nella persecuzione degli ebrei. Si salvò Hjalmar Schacht, che era stato ministro delle finanze del governo durante il periodo di Hitler e che aveva risanato la finanza tedesca. Gli altri furono impiccati. Qualcuno fu condannato all'ergastolo, come Hess, la cui vicenda era particolarmente singolare. Ve ne parlo un attimo. Hess era il braccio destro di Hitler, nazionalsocialista fervente. A un certo punto, nel 1941, in piena guerra, quando c'era la battaglia per l'Inghilterra, quindi gli aerei tedeschi martoriavano l'Inghilterra in previsione dello sbarco che i tedeschi avrebbero dovuto fare sull'isola, a un certo punto questo signore scomparve, prese un aereo e se ne andò per conto suo in Inghilterra. La cosa destò uno scalpore enorme. Andò a fare che? Gli inglesi lo accolsero un po' stupefatti e lui disse che era venuto a trattare la pace, perché non sopportava che due popolazioni ariane, così intelligenti, così importanti, così qualificate, come quella britannica e quella tedesca, dovessero dissanguarsi in una guerra tutto sommato fratricida. I tedeschi lo giudicarono un pazzo, dissero che Hess ha lavorato troppo, non è sano di mente, ha fatto un colpo di testa, e quindi non siamo responsabili di quello che è successo, e ciò che dice Hess alle autorità britanniche non è credibile. Non è un messo di Hitler per trattare la pace. Gli inglesi si trovarono in un forte imbarazzo
lo avevano incarcerato e lo considerarono più o meno allo stesso modo, come una persona svitata di mente. Quando ci furono i processi di Norimberga, fu portato alla sbarra assieme a tutti gli altri gerarchi nazisti, i quali si scansavano da lui perché lo consideravano a metà strada fra un traditore e un pazzo. Questa sua posizione gli salvò la vita. Fu condannato all'ergastolo e dopo qualche anno morì nel carcere di Spandau. La fine dei processi di Norimberga è stato in pratica l'ultimo momento in cui gli alleati sono andati d'accordo. Perché dopo è accaduto che la Russia è diventata una potenza nucleare. Quindi quello stato di soggezione reale che c'era nei confronti degli Stati Uniti scomparve. L'Unione Sovietica rialzò la testa, era alla pari, era in una condizione paritaria più o meno con gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti potevano fare del male alla Russia, altrettanto potevano fare i russi agli Stati Uniti, anche se allora non c'erano ancora i missili balistici intercontinentali. Però l'Europa stava in mezzo e certamente l'Europa avrebbe subito gli effetti di un conflitto nucleare. E la situazione, inasprendosi dei rapporti tra russi ed americani soprattutto, portò alla fine alla costituzione di due organizzazioni militari diverse. La NATO e il Patto di Varsavia. La NATO, concepita in piena guerra fredda, fu in funzione chiaramente difensiva, ma sostenendo che la difesa non poteva non essere collettiva. Il Patto di Varsavia fu la risposta dell'Unione Sovietica. E qui va fatta un'osservazione molto importante, secondo me. Secondo l'opinione comune in Occidente, perché poi la verità storica va ristabilita, la Russia è stato il cane cattivo, l'orso cattivo, per cui l'Europa doveva difendersi. Ma a veder bene le cose è stato esattamente il contrario. Quando gli alleati hanno deciso di ricostituire una Germania occidentale, la Germania federale, quella che allora si chiamava la Repubblica di Bonn, i russi risposero costituendo la Repubblica Democratica Tedesca. Quando gli alleati decisero di associare la Germania alla NATO, quindi dotarla di un esercito, i russi risposero facendo il Patto di Varsavia. Cioè, ogni volta che c'è stata un'azione degli alleati in un certo senso, la Russia ha reagito. Ma non è stata mai la Russia ad anticipare le mosse degli occidentali. Si potrebbe sostenere che però la Russia, con i servizi segreti, con i partiti comunisti all'interno dei paesi occidentali e in particolare in Italia, dove c'era il più forte partito comunista del mondo al di fuori dell'Unione Sovietica, conducevano una guerra fredda per conto loro. Però se noi consideriamo i fatti diplomatici, come si sono svolte le cose, dobbiamo dire che la Russia ha sempre reagito alle iniziative occidentali e non viceversa. E il Patto di Varsavia, lo vedete qui sullo schermo, ad esempio, prendeva tutta l'Unione Sovietica e tutti i paesi satelliti, compresa la Repubblica Democratica Tedesca, e premeva sulla Jugoslavia, che vedete in grigio, sulla Turchia, che era membro della NATO, e sulla Germania occidentale. Il Patto Atlantico, invece, che vedete in blu scuro,
è il patto dei membri originari e via via i colori più morbidi dell'azzurro sono quelli dei paesi che poi sono entrati nel patto nella NATO. E anche qui, se noi vediamo la situazione da un punto di vista globale, sul globo terracqueo, vediamo che alla fine le due entità politico-militari si erano praticamente spartite il mondo. E questo è veramente l'inizio reale della Guerra Fredda. Un'ultima osservazione prima di chiudere questo discorso. I paesi che erano stretti fra il patto di Varsavia e la NATO erano paesi per forza di cose neutrali, anche se avevano o potevano avere delle simpatie nei confronti degli uni o degli altri. Su questi paesi neutrali agì la solitudine, direi preoccupata, di Tito, che schiacciato fra il mondo dei paesi dell'est e il mondo occidentale cercò una via di salvezza nella neutralità. In quel momento, vedremo fra poco, stava diventando indipendente l'Egitto, era diventata indipendente l'Indonesia nel corso del processo di decolonizzazione e quindi fu relativamente semplice per questi tre leader, Tito in Jugoslavia, Nasser in Egitto, Sukarno in Indonesia, stringere un patto di alleanza non militare ma politica, creando il cosiddetto fronte dei paesi non allineati, che svolse una funzione importante nel tempo perché via via tutti i paesi di nuova indipendenza, e furono una settantina se non di più, aderirono a questo blocco intermedio fra la NATO e il patto di Varsavia, creando un cuscinetto di separazione che in un certo senso svolse una politica di filtro e di attenuazione del contrasto che derivava dalla Guerra Fredda. Torneremo poi su questo aspetto, ma credo che ora, terminato il discorso degli effetti immediati della Seconda Guerra Mondiale, possiamo passare a quello che è l'evento più importante dopo la Seconda Guerra Mondiale, ancor più della Guerra Fredda, ancor più della minaccia atomica, che ha determinato un cambiamento epocale nella storia mondiale, che è quello della decolonizzazione. Noi non consideriamo la decolonizzazione una cosa importante. Nell'opinione comune, vabbè, la decolonizzazione, c'erano le colonie, alcuni paesi sono stati liberati, sono diventati indipendenti. Siamo frastornati dal fatto che la maggior parte di questi paesi sono paesi africani, che noi consideriamo come merce di scarto, fonte più di problemi che di vantaggi, ma la decolonizzazione ha cambiato la faccia del mondo. Soprattutto perché la maggior parte dei paesi decolonizzati è entrata nell'area dei paesi non allineati. E quindi, entrando anche alle Nazioni Unite, con il diritto di voto uno per paese, hanno influenzato notevolmente le posizioni politiche dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, che erano i due principali antagonisti. Perché? È molto semplice, quando vedremo come sono strutturate le Nazioni Unite, scopriremo che il Consiglio di sicurezza è fatto da 5 membri permanenti e da altri 10 membri a rotazione. I 5 membri permanenti hanno diritto di veto, a meno che la maggioranza dell'Assemblea delle Nazioni Unite non sorpassi questo diritto di veto assumendo le decisioni che ritiene. Allora voi capite che le Nazioni Unite, da che erano fatte da 40 membri, diventate di 196-197 membri come oggi,
in assemblea hanno un peso politico enorme, perché a seconda di come voteranno questi paesi, il blocco determinato dal diritto di veto può essere aggirato. Naturalmente questi paesi sono di taglia diversa. Possiamo avere un paese come la Giamaica o un paese come la Nigeria. E il peso politico ed economico è profondamente diverso. Però tutti e due hanno diritto ad un voto ciascuno. Questo ha fatto sì che una parte dei paesi, diciamo, membri delle Nazioni Unite e non facenti parte dei due blocchi, poteva essere facilmente convinta, o con le armi o con i quattrini, a votare in un certo modo. Taluni minuscoli paesi, il cui voto equivaleva a quello degli Stati Uniti, penso a Vanuatu o alle Isole Salomone, potevano essere facilmente influenzati, ma grosso modo la presenza di questi paesi ha determinato un'attenuazione delle rigide regole che erano state decise dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica, nella conferenza di Potsdam, a favore del diritto di veto dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza, infatti, era composto all'origine dai 5 paesi vincitori della guerra, de victis, ve lo ricordate, Brenno? I 5 paesi erano l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, la Cina e l'Unione Sovietica. Quando la Cina di Chiang Kai-shek, la Cina nazionalista, che votava assieme a Francia, Inghilterra e Stati Uniti, è stata sconfitta e Chiang Kai-shek si è ritirato a Formosa, creando Taiwan, una repubblica cinese nazionalista, dalle forze comuniste di Mao Zedong, i russi ovviamente hanno detto: la Cina, al Consiglio di Sicurezza, non è più la Cina nazionalista di Chiang Kai-shek, è la Cina di Mao. E quindi acquistavano un altro voto contro 3. La questione è andata avanti parecchio, perché gli Stati Uniti riconoscevano la Cina nazionalista, ma non riconoscevano la Cina di Mao. Ovviamente i paesi occidentali seguivano l'esempio degli Stati Uniti. Ad un certo punto però la questione era diventata insostenibile, perché Chiang Kai-shek governava un'isola di pochi milioni di abitanti, 6 o 7, e la Cina governava un mondo di quasi 1 miliardo di abitanti. Cioè era insostenibile la tesi che la Cina nazionalista fosse più importante della Cina di Mao. Alla fine si è accettata questa situazione. Fino all'ultimo, ad esempio, il Vaticano ha riconosciuto diplomaticamente la Cina di Chiang Kai-shek. Poi anche il Vaticano ha dovuto addivenire non al riconoscimento della Cina di Mao, ma al non riconoscimento della sovranità nazionale di Taiwan come rappresentante unico di tutta la Cina. E quindi la Cina è entrata nel Consiglio di Sicurezza. A questo punto la situazione era un po' più equilibrata, ma sempre i 3 erano contro i 2, anche se poi cominciarono i conflitti fra la Cina e l'Unione Sovietica, perché gli interessi di questi 2 paesi comunisti, come tipo di ideologia, quella cinese più leninista, quella sovietica sostanzialmente stalinista, portarono addirittura degli scontri sull'Ussuri tra le forze armate sovietiche e le forze armate cinesi, scontri di cui nessuno si ricorda e di cui non si è mai parlato. Ma c'è stata una specie di guerra strisciante fra i 2 mondi comunisti. Tra l'altro, l'assunzione della Cina di Mao come membro permanente del Consiglio di Sicurezza ha fatto sì che la Cina avesse i suoi satelliti, che non erano i satelliti dell'Unione Sovietica, ma erano satelliti asiatici e non soltanto. Perché quando poi furono, diciamo, liberate, uso questo termine, ma è un termine improprio, furono occupate, quando diventarono comunisti
il Vietnam, il Laos, la Cambogia, questi paesi si affilarono immediatamente dietro la Cina. Ma non furono soltanto i paesi asiatici. Ad esempio l'Albania, a due passi da casa nostra, dissentì profondamente dalla Jugoslavia quando ci fu la secessione jugoslava rispetto al mondo sovietico, ma poi a sua volta entrò in conflitto con l'Unione Sovietica. Pensate, la piccola Albania e tutto il complesso dell'Unione Sovietica e dei paesi satelliti. E poiché l'Italia, l'Albania è una sorella, è una figlia, tra Albania e Italia ci sono secoli di tradizione, di amicizia, eccetera, in quel momento apparteneva al Patto Atlantico, l'Albania era come un uccellino sperduto in una foresta pericolosa. A chi si poteva rivolgere? Solo alla Cina. E la Cina diventò il partner principale del governo albanese. Una cosa curiosissima, tant'è vero che nelle scuole albanesi si studiava il cinese e la letteratura albanese di quel periodo è improntata alla Cina, alla grande Cina e così via. Mao fece il libretto rosso, il capo del governo, il capo dell'Albania, il capo comunista dell'Albania, Enver Hoxha, fece il suo libretto rosso. E quindi l'Albania fu uno stato, un paese, diciamo, satellite della Cina, e la Cina fu l'unica che dette una mano all'Albania per fare ponti, strade, dighe e così via, e per portarla fuori da un isolamento politico che per l'Albania significava la morte. Perché con la Jugoslavia la frontiera era chiusa, con la Grecia neanche a parlarne, con l'Unione Sovietica, rispetto all'Unione Sovietica era un paese ostile e condannato, rispetto all'Italia era un nemico, quindi l'Albania era strangolata, solo la Cina poteva salvarla. Io vedo che siamo arrivati quasi alla fine di questa conversazione. Potrei cominciare a parlare della decolonizzazione. Le ragioni per cui si è arrivati alla decolonizzazione sono, direi, abbastanza logiche. La decolonizzazione è stata la conseguenza più importante della Seconda Guerra Mondiale. Ha segnato la fine dell'imperialismo europeo. Se voi guardate la cartina delle colonie europee in Asia ed in Africa, vi accorgete che tutto il territorio è occupato dalla Francia e dall'Inghilterra e molto parzialmente dagli Stati Uniti. Ora, questo imperialismo europeo aveva subito un forte colpo dalla Seconda Guerra Mondiale. Aveva subito per effetto della travolgente avanzata tedesca in Europa, per effetto della travolgente avanzata giapponese nei paesi asiatici, già colonie, che erano colonie di Francia, Inghilterra ed Olanda, anche l'Olanda. Perché i giapponesi ebbero tanto successo nella prima fase della guerra? Non soltanto perché avevano portaerei che poi a mano sono state affondate e distrutte, ma anche perché propugnavano, avevano una visione politica del nuovo assetto del mondo, soprattutto nell'Asia del Pacifico, secondo la quale le potenze europee dovevano essere espulse da questi territori dovevano diventare autonomi, indipendenti, godere di sovranità, nell'ambito di una specie di Commonwealth a guida giapponese, chiamato la sfera di coprosperità dell'Asia meridionale e Pacifico e del Pacifico. Quest'idea fu molto suggestiva, soprattutto per i movimenti nazionalisti di resistenza o anticolonialisti che già esistevano in Indocina, nelle Filippine, in Indonesia. Solo un paese, la Thailandia, uno dei pochissimi paesi non occupati come colonia,
aderì immediatamente alla sfera di coprosperità e le truppe thailandesi combatterono con le truppe giapponesi contro gli americani, eccetera, eccetera. Questa sfera di coprosperità era un messaggio di libertà, perché proponeva il passaggio dal monopolio imperialista, capitalista, occidentale, ad una specie di sistema integrato asiatico che ebbe un'importanza enorme anche per la Cina. La Cina, quando si muove, non è indolore. Tutti i paesi che costellano i confini attorno alla Cina non possono non risentire dell'influenza cinese. Nel momento in cui i giapponesi lanciarono il programma dell'area, della zona di coprosperità, la Cina era in guerra contro il Giappone, perché il Giappone si era impadronito della Manciuria, era sceso verso il sud e stava sconfiggendo i cinesi. I cinesi, Chiang Kai-shek, riuscirono ad unirsi alla parte comunista di Mao Zedong e assieme fecero fronte comune contro i giapponesi, supportati dagli aiuti americani, da un ponte e dalle famose tigre volanti, cioè uno squadrone di aerei da combattimento che martellava le posizioni giapponesi, che però inesorabilmente continuavano ad avanzare. Quando poi la guerra finì e la Cina fu sgombrata dai giapponesi, immediatamente si aprì il dissidio fra Chiang Kai-shek e Mao Zedong. Chiang Kai-shek aveva l'appoggio degli Stati Uniti ed un esercito in piedi. Le bande di Mao Zedong erano piuttosto bande raccogliticce. E fu lì che Mao Zedong, sconfitto nelle battaglie campali, iniziò la famosa lunga marcia di cui parlano i cinesi comunisti oggi, rifugiandosi con le sue truppe nel nord della Cina, vicino al confine russo, perché i russi aiutavano sotto sotto Mao Zedong e le sue truppe contro Chiang Kai-shek. In un secondo momento Mao Zedong riprese l'iniziativa militare, riuscì a ricacciare Chiang Kai-shek e ad espellerlo dalla Cina continentale. E Chiang Kai-shek finì a Taiwan e la Cina diventò comunista. Quindi la Cina aveva risolto per prima il problema dell'imperialismo occidentale. Perché? Perché Chiang Kai-shek era asservito, termine forse brutto, ma risponde alla sostanza, al mondo americano ed occidentale. La caduta, quindi, le difficoltà determinate in Europa dalla guerra ai paesi colonialisti e in Asia ed in Africa ai paesi colonizzati portarono alla esaltazione dei movimenti di indipendenza che erano già stati suggestionati dalla politica giapponese che tendeva a questa sfera di coprosperità che presupponeva l'allontanamento degli imperialismi occidentali. Io mi fermerei qui perché la mia ora è finita e non vorrei mettere troppa carne al fuoco. Grazie.